Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Possiamo immaginare lo stupore di Zaccheo. Ma perché Gesù dice «devo fermarmi a casa tua»? È il disegno di salvezza della misericordia del Padre. E in questo disegno c'è anche la salvezza di Zaccheo, un uomo disonesto e disprezzato da tutti e perciò bisognoso di convertirsi. E quando entra in casa di Zaccheo dice: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi, dobbiamo impararlo. Vede la persona con gli occhi di Dio, che non si ferma al male passato, ma intravede il bene futuro. A volte noi cerchiamo di correggere o convertire un peccatore rimproverandolo, rinfacciandogli i suoi sbagli e il suo comportamento ingiusto. L'atteggiamento di Gesù con Zaccheo ci indica un'altra strada, quella di mostrare a chi sbaglia il suo valore. Questo può provocare una sorpresa positiva che intenerisce il cuore e spinge la persona a tirare fuori il buono che ha in sé. Così si comporta Dio con tutti noi. Non è bloccato dal nostro peccato, ma lo supera con l'amore e ci fa sentire la nostalgia del bene.